Buon pomeriggio, benvenuti al Pala Cesaroni del Comune di Genzano. Oggi si sfidano Genzano e Casaltorraccia. Genzano che tenterà fino all'ultimo di agguantare il quarto posto, Casaltorraccia che invece in zona salvezza sta cercando di trovare una quadratura per concludere al meglio la stagione. Tutto pronto? Tutto pronto qui al Pala Cesaroni. Si danno 5 le due squadre. Benvenuti al pomeridiano di sabato ore 16, Serie C1 da Calcio a 5 Live e Live Bomber. Buona partita. Fischio d'inizio. Pallone riparte, parte subito il Genzano col portiere di movimento, gliela ruba il numero 11 che finta il tiro, l'allarga e di poco non rischia la prima azione, già il gol dell'1-0. Conquista il fondo, in mezzo, attenzione adesso Romeo in area, la scarica ancora dietro, tacco nuovamente, il tiro violentissimo, è un gol straordinario di Bernoni, 1-0 Genzano. Bernoni che sul tacco di Bonetti ha scaricato una botta incredibile sul primo palo, è il vantaggio del Genzano. Malfatti che viene fermato, il tiro adesso nelle mani di Casciotti che la dà subito lunga per Romeo, lo stoppa bene, il lob fantastico, 2-0, decisiva la giocata di Casciotti che ha visto lungo Romeo ed è il gol del 2-0 immediato e stiamo solo a 5 minuti di gioco. Cariotti non lo trova, trova sempre il pronto Cioli, pallone avanti, fermato bene, attenzione a spazio per tirare, si mola Bernoni salvando con questo intervento il pericolo, cercare il 3-0, ci riesce benissimo, la palla in mezzo, Gozzi si ferma due volte, la dà dietro creando un contropiede, addirittura porta spalancata, il tiro fuori, incredibile l'occasione di Gozzi, larga per Arbotto, anticipato adesso il tiro di poco fuori, ha fintato un passaggio, ha tirato, ottima azione di De Persio che crea finalmente il pericolo necessario al Casaltorraccia per accorciare le distanze, cerca uomini larghi, Montecazza 1-2, buono, utile, adesso la palla nuovamente per il numero 9 che la dà in mezzo, non trova nessuno, occasione di Masone che sfuma così, un buon pericolo del numero 5, Cioli adesso ferma tutto e la dà Bernoni che in due, attenzione, riesce a guadagnare spazio, il lob, peccato, ottima l'azione di Bernoni che da solo ha creato un gran pericolo. 2, attenzione, 1-2, pala e la dà a Malfatta che dopo aver subito anche un calcio di troppo spara sul lato questa occasione d'oro a 30 secondi dal primo tempo. 6 secondi. Ruggeri è in mezzo adesso, Gozzi cerca Cioli, non lo trova, buona l'azione d'attacco, comunque il Genzano che termina 2-0 questo primo tempo, partita abbastanza avvincente con Torraccia che dovrà esprimere qualcosa in più per aumentare i pericoli. Genzano e Casaltorraccia per il secondo tempo qui al Pala Cesaroni, è 2-0 il punteggio a favore del Genzano, è tutto pronto. Gira palla ancora, intervento di Bonetti a favore, 2-0 il punteggio per il Genzano che adesso cerca con attenzione una trovata e gol del 3-0 da parte di Gabbarini, rocambolesco ma ha creduto fino alla fine su quel pallone e stiamo 3-0 a favore del Genzano. Attenzione, pallone rubato due volte, Arbotto la recupera, la terza, attenzione, comincia anche un fallo che c'è, guadagna punizione dal limite dopo aver perso il pallone e averla recuperata due volte, buona l'iniziativa di Arbotto. Gabbarini alla battuta, finta adesso Arbotto, prova il tiro e il gol su deviazione. Altro gol fortunoso, sorride insieme ai compagni Arbotto per il gol che era un assist comunque per Gabbarini, ma 4-0 Genzano. La mette sul sinistro, Gozzi si rimette in ordine, il Casaltorraccia che ha rischiato il quinto gol. Arbotto adesso non subisce fallo, subisce, guadagna solo una rimessa laterale, improbabile all'altro perché era di spalle. Masone 1-2, ancora Masone, Gozzi gliela toglie bene, due volte riesce a ritornare la palla a Masone, il tiro e la traversa che salva
Casciotti dal primo gol della giornata. 5 passati qui nel secondo tempo, conduce 4-0 il Genzano con Ferruzzi che scarica dietro adesso per Ruggeri. Cioli, Ferruzzi, buono la sua giocata, adesso due volte deve dire di no Sabatini. Adesso Romeo che trova ancora Cioli che tira ed è il gol sul secondo palo all'incrocio, cambia tiro stavolta, la alza e trova il 5-0 meritatissimo del Genzano che sta dominando questo secondo tempo. Recupera il pallone Romeo, adesso in mezzo a due li supera entrambi, sterza e supera il terzo, attenzione, è un gol fenomenale che dobbiamo attribuire a Cioli, ma una gran giocata, 4 uomini superati da Romeo, 6-0 Genzano. Pallone adesso su Gozzi, bene Bonetti, Sabatini gli nega la gioia del gol. Adesso rubata da Carioti il pallone, Gozzi gliela riprende, Romeo va avanti per Arbotto, il tiro, la gran parata di Sabatini due volte su Arbotto a difendere il sesto gol, il settimo gol. Adesso il pallone avanti per Montegazza che punta l'uomo, il tiro, parata di Magurno, ottima. Buona l'uscita di Carmosino, avanti per De Persio, il tiro, il gol, 6-2. De Persio mette a segno e va a sostituirsi. Diciamo secondo gol della bandiera del Casal Torraccia che prova a reagire. Otto guadagna un buon pallone, lo difende sul fondo, ci arriva e sono in due, il tiro, il gol, cross, una cosa a metà tra un tiro e un cross che inganna il portiere. Stiamo a 4 segni al termine, 7-2 a favore del Genzano. 0 finisce, strette di mano tra Casal Torraccia e Genzano, piccolo battibecco tra tifoseria e Carmosino, ma è stata una partita dominata dal Genzano che conquista questi 3 punti che gli valgono ormai, gli valgono diciamo la rincorsa al quarto posto. Terzo tempo, applauso del pubblico per il gioco espresso oggi, ben 9 gol tra le due parti, il 5 adesso che si danno le due squadre. Qui da Calcio a 5 Live e Live Bomber è tutto dal Pala Cesaroni del Genzano di Roma. Con Alessandro Gozzi del Genzano, oggi 7-2, grandissima prestazione, sicurezza diciamo di tutti i reparti, nonostante le assenze ormai siete in striscia positiva, avete 3 incontri a breve favorevoli in casa, pensi poter agguantare il quarto posto? È quasi impossibile arrivare al quarto posto perché i quarti con un punto già ci taglierebbero fuori, però noi facciamo il massimo, tentiamo di rimanere agganciati al quinto posto. Ormai abbiamo preso questo come obiettivo, poi non si sa mai nel calcio a 5. Spero di arrivare quarto, nonostante tutto, dovrebbe farci un regalino il Terracina, speriamo in questo. Pensi quindi prima della sfida col Terracina di guadagnare punti per colmare, avete anche una gara in meno insomma, quindi avete 7 punti, una gara in meno, quindi potenzialmente 4, sei abbastanza fiducioso? Noi facciamo il massimo ogni partita, noi tentiamo di vincere tutte le partite da qui fino a fine stagione, poi tiriamo le somme all'ultima partita, facciamo il nostro. Per voi mettervi in difficoltà, ma voi siete comunque in crescendo, anche i giovani, Ferruzzi e il vecchio Arbotto oggi al gol, ormai vedo che fanno parte della squadra in tutto e per tutto. Vi sentite oggi di dire che siete stati voi più forti, molto più forti avversari, oppure proprio l'avversario che non ha capito come trovarvi? Giocare in casa nostra è sempre difficile perché le misure del campo non rendono facile il gioco di chi magari al campo esterno, tutte queste cose. Poi noi in casa vogliamo sempre vincere per il nostro pubblico, ci seguono in tanti e vogliamo dare sempre il massimo, no, non vogliamo perdere. Insomma Carmosino, questo ragazzo che ha gettato il pallone verso la tifoseria
in modo nervoso, in modo polemico. Tu come la vedi? Cioè, secondo te bisognerebbe abbassare i toni e vederle più come partite più tranquille, oppure ormai è uno stimolo per due giocatori avere anche qualcuno contro? A me personalmente gli insulti non fanno differenza. Se ogni partita facciamo così, probabilmente i campionati non si giocherebbero. Gli insulti ogni campo ci sono da parte del pubblico, quindi trovo una cosa inutile tirare un pallone verso una tifoseria. Va benissimo, ringraziamo Gozzi, complimenti per la prestazione, per i tre punti del Genzano e appuntamento alla prossima settimana. Grazie mille.